Buonasera a tutti. Siamo di nuovo qui nel Teatro Soms di Casaloldo che volentieri, ancora una volta, per la quarta volta, apre le sue porte in questo modo virtuale per accogliervi tutti. Intanto, per la quarta volta, dicevo, perché abbiamo insieme a questi artisti, che tra un attimo vi presenterò, abbiamo già celebrato la giornata della memoria, la giornata del ricordo e il giorno dedicato ai giusti. Erano appuntamenti importanti, come lo sarà questo appuntamento, che manderemo in onda purtroppo in forma registrata, perché le restrizioni della zona rossa non ci impediscono di andare in diretta, proprio per evitare che questi artisti debbano spostarsi, però lo facciamo in modo registrato. Dicevo, gli artisti, allora abbiamo la piccola orchestrina Cantastorie Castellani, guidata dal nostro Nicola Armanini, che ormai è cittadino onorario di Casaloldo, e dal nostro amico e storico Gian Agazzi, grazie al quale, alla sua irrefrenabile fantasia e alla sua mente vulcanica, dobbiamo un po' le ideazioni, in collaborazione naturalmente con Nicola, di queste serate. È una serata importante quella che vogliamo proporvi questa sera e siamo ben felici di poter condividere i nostri canali social e quindi anche questa trasmissione con tanti comuni che hanno voluto partecipare con noi e patrocinare questo importante appuntamento. Sono andati via via aumentando rispetto alle prime serate che abbiamo fatto. Dobbiamo prima di tutto ricordare la città di Mantova che si è unita a noi e poi tantissimi comuni, spero di non dimenticarne nessuno, parto da Guidizzolo, Medole, Castelgoffredo, Casalromano, Casalmoro, Piubega, Castelgoffredo l'ho già detto, sì, Casaloldo e poi dobbiamo aggiungere ovviamente Roncoferraro. Perché gli amici di Roncoferraro e naturalmente l'amministrazione hanno voluto condividere questa serata, così come anche la città di Mantova? Tra l'altro non dimentichiamo che andiamo in onda anche su Radio Alfa, che altri amici che hanno voluto condividere questa serata. Perché noi, Casaloldo, piccolo paese del Mantovano, così come anche Roncoferraro, vantiamo una citazione nel 20° canto dell'Inferno, laddove Dante ripercorre la leggendaria fondazione della città di Mantova e qui naturalmente è il motivo per cui anche gli amici mantovani si sono uniti a noi. Roncoferraro viene citato perché Dante, ripercorrendo il corso del fiume Mincio, cita Governolo, che è appunto una località di Roncoferraro. Non potevamo noi, così piccoli sulla carta geografica, mancare a questo appuntamento importante che è il Dante D. C'è una direttiva proprio del Presidente del Consiglio già l'anno scorso che ha individuato il 25 di marzo come il giorno destinato a celebrare il nostro sommo poeta, il poeta quasi italiano per eccellenza, da cui poi tanti artisti fino ai giorni nostri, ce lo dimostreranno poi gli artisti qui sul palco, hanno tratto ispirazione. Sì, perché Dante, tra l'altro quest'anno più che mai, siamo nel 700° anno dalla morte, e Dante è pop, come dice il titolo di questa serata, quindi Dante è popolare, è stato, come abbiamo detto, ripreso da tantissimi artisti, però Dante è anche universale. Dante nella sua Divina Commedia ci descrive un viaggio nella mente di Dio, ci parla a noi del suo viaggio divino, appunto, ma parla anche di noi, parla delle nostre fragilità, così come anche dei sussulti di orgoglio, parla del peccato ma anche della risalita, quindi della risurrezione, della possibilità di risollevarci. Quindi è praticamente il nostro mondo, quello che il sommo poeta ci presenta. E io credo che stasera avremo la possibilità, insieme a questi artisti, di avere molte sollecitazioni che magari mai neanche avremmo pensato. Io lascio il palco a loro, alle loro voci, alle loro interpretazioni. Sono sicura che sarà una bella serata
auguro a tutti una buona visione. Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto e un occhio pieno e parla sempre di partire senza posti in cui andare, prendere soltanto il primo volo. Siamo chi siamo? Siamo arrivati qui come eravamo. Abbiamo parcheggiato fuori mano. Si sente una canzone da lontano. Del cammin di nostra vita mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione o forse fu un'insolazione a dirmi non c'è niente da capire. In tutte quelle strade averne presa una, per tutti quegli incroci nessuna indicazione, per tutte quelle strade trovarsi a farne una qualcuno ci avrà messi lì. Siamo chi siamo? Un giorno c'era un doppio arcobaleno, un giorno ci hanno attaccati al seno, un giorno ci hanno rovesciato il veno. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo, abbiamo parcheggiato fuori mano, tu non chiamare più che ti richiamo. Conosco una ragazza di Salerno che non ha mai tirato giù lo sguardo, non sa che cosa sia la pace, non dorme senza un po' di luce, ancora un altro segno della croce. In tutte quelle strade saperne solo una, nessuno l'ha già fatta, non la farà nessuno, per tutti quegli incroci tirare a testa o croce qualcuno ci avrà messi lì. Siamo chi siamo, il prezzo di una mela per Adamo, il tempo dell'ennesimo respiro e gli anticorpi fatti col veleno. Siamo chi siamo, la nebbia agli irticolli forse sale, non ci si bagna nello stesso fiume, non si finisce mai di avere fame. Le certezze dello specchio e il fatto che da quelle non si scappa, e ogni giorno mi è più chiaro che quelle rughe sono solo i tentativi che non ho mai fatto. Siamo chi siamo, siamo arrivati qui come eravamo, si sente una canzone da lontano, potresti fare solo un po' più piano. Eccoci qua allora, Nicola. Siamo chi siamo, giusto? Noi siamo chi siamo. E chi siamo? Nicola e Gian, siamo noi. Un bel problema, siamo solo noi, direbbe Vasco. Allora, siamo noi, è la quarta volta appunto che ci incontriamo, come diceva la nostra sindaca, il nostro sindaco. E ci incontriamo qui la quarta volta per parlare di Dante. E sono tanti i comuni, come diceva il sindaco, qui riuniti. Vogliamo provare a ricordarli, che sono i nostri amici? Beh, abbiamo detto
Casaloldo che ci ospita in questo bellissimo teatro, che è un po' colui che traina, che sta trainando questo progetto. Poi qua vicino c'è Castel Goffredo, che tra l'altro in questi giorni ricordiamo purtroppo la morte di Corrado Bocchi, che fu un grande animatore culturale della nostra comunità. Il nostro amico Corrado. Poi c'è Medole, saluto Fabio Pesci in modo particolare, che è stato il contatto per questo spettacolo. Poi abbiamo Guidizzolo, poi c'è Casalmoro qua rappresentato dalla Fisarmonica, dove c'è Fisarmonica c'è vita. Claudio Contratti, però salutiamo anche Federico Motta e Alberto Fazzi, che di solito fanno parte dell'orchestrina, ma che in questo giro li abbiamo tenuti a riposo, non possiamo giocarci tutte le carte subito, ecco. Poi andiamo verso Casal Romano, che è il mio paese natio, dove saluto tutti gli amici appunto di Casal Romano, il sindaco Roberto e l'assessore Annalisa e tutti gli amici, l'assessore Mauro e la compagnia di Casal Romano. Poi abbiamo Piubega, gli amici di Piubega, la sindaca Cristina e poi anche l'amico Mario Grandi sì, con la sua grande associazione, che ci ha tenuto compagnia la scorsa estate e ci auguriamo ci tenga compagnia anche la prossima estate, gli amici di Mario Pavesi. E poi abbiamo i nuovi amici di Governo, Roncoferraro, ma Governolo in particolare. Governolo è citato appunto qualche verso prima di noi nel 20° canto e Governolo è il luogo mitico dove il Mincio appunto si riversa nel Po, è anche il punto mitico dove si dice che Attila, ti ricordi di Attila a scuola? Cos'è che faceva Attila? Non cresceva più l'erbo. Attila! Era Attila. Attila era stato fermato, il re, il capo degli Unni, era stato fermato da Papa Leone, penso che si chiamasse. E i nostri amici di Governolo poi sono anche molto famosi perché sono chiamati i pirati del Mincio, soprattutto la squadra, la gloriosa squadra di calcio, sono appunto i pirati del Mincio. E poi sono anche ricordati perché hanno una sagra molto particolare, la sagra dello struzzo. E quindi saremo ospitati, penso, cioè, ci vogliamo andare tutti penso assieme. Sicuramente, penso quasi sicuramente. Noi andiamo via a basso costo, giusto? Esatto. Uno struzzo è sufficiente. Esatto, uno struzzo o un uovo di struzzo. E quindi salutiamo i nostri amici di Governolo, anche perché Governolo sarà unito a Casaloldo prossimamente da un'altra manifestazione importante, cioè il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia passerà, pensate un po', questa volta due volte due volte dalla provincia di Mantova. La prima volta il 21 di maggio partirà appunto da Ravenna, luogo dove è morto Dante, quindi sarà la tappa dedicata a Dante Alighieri, e passerà attraverso Governolo per poi passare attraverso Mantova e arrivare a Verona, dove Dante sostò per molto tempo. E poi il 27 maggio, sei giorni dopo, passerà appunto da Medole, Castel Goffredo e anche Casaloldo per poi andare verso Casal Romano. Quindi due passaggi del Giro d'Italia per ricordare Dante Alighieri nei due paesi che sono citati nel 20° canto, Governolo e Casaloldo. E quindi invito qui l'orchestrina a essere qui presente il 26 maggio, facciamo Nick? Ok, noi ci saremo. 26 maggio alla sera, tutti qui presenti con i vari comuni presenti su Facebook per la serata del Giro d'Italia dedicata a Dante Alighieri. Ma noi qui a Casaloldo, sì, dimmi. Dedicata al Giro d'Italia. Dante Alighieri è oggi, cioè praticamente 700 anni, si festeggiano, si ricordano i 700 anni della morte, ma perché è proprio il 25 marzo? Il 25 marzo è il giorno in cui Dante entra nel paradiso, secondo... Entra nell'inferno. Ti sei fatto un po' traviare da Via Paradiso abbiamo qui sotto. Esatto. Entra nell'inferno. Sì, il 25 marzo del 1300, cioè stanotte, 24-25 marzo, Dante inizia il suo viaggio all'inferno. E Casaloldo lo vogliamo ricordare con una serie di film, di episodi filmati, che cominceranno appunto alla fine di questo spettacolo. Il primo episodio sarà presentato alla fine di questo spettacolo e poi ci saranno altri 8 episodi a cadenza due volte alla settimana fino ad arrivare al numero mitico di 9. Come 9 sono i comuni che sono collegati questa sera, quindi tutto multiplo di 3, tutto perfetto, Nicola. Perfetto, tutto ritorna. Bellissima iniziativa questa qua.
e quindi state attenti alle prossime uscite di queste, come si può dire, perle, pillole che usciranno in futuro. E Dante è pop, come ha detto anche il sindaco. Dante è proprio popolare, è il padre della nostra lingua e soprattutto tanti artisti, tanti cantanti, cantautori sono in qualche modo l'hanno sempre citato. Mi viene in mente Jovanotti, mi viene in mente Illy Fiba, mi viene in mente Ligabue, De André, Venditti, Caposella, Battiato, per fare solo qualche nome. Su tutti però io ricordo in modo particolare Venditti. Venditti è colui che canta gli anni del liceo, gli anni di scuola. E ad esempio in notte prima degli esami dice: mio padre era Dante e tuo fratello Ariosto, stasera al solito posto. Oppure in Compagni di scuola, una bellissima canzone proprio dove cita Dante e cita anche Paolo e Francesca: amor che nulla amato amar perdona. Cosa significa, Gianni? Amor che nulla amato amar perdona, cioè l'amore praticamente non permette a chi è amato di non ricambiare questo amore. E quindi è bellissima anche questa allitterazione che c'è, perché Dante è molto armonioso, molto musicale la sua poesia, queste terzine. Quindi è per questo anche che gli artisti, soprattutto gli artisti italiani, ma non solo, hanno ripreso alcuni dei suoi versi, perché appunto è molto musicale, è popolare, è pop, perché la sua poesia, la sua poetica è molto anche attuale, se vogliamo dire. E allora, proprio come al tempo del liceo, imbracciamo le chitarre e fuori dalle scuole ci mettiamo a cantare. Stare insieme a te è stata una partita, va bene, hai vinto tu e tutto il resto è vita. Ma se penso che l'amore è darsi tutto dal profondo, in questa nostra storia sono io che vado a fondo. Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco. Ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto. Amore, amore logico, amore disperato. Lo vedi, sto piangendo, ma io ti ho perdonato. E se amor che nulla amato, amore, amore mio, perdona. In questa notte fredda mi basta una parola. Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto. Vivere con te è stata una partita, il gioco è stato duro, comunque sia finita. Ma sarà la notte magica o forse l'emozione, io mi ritrovo solo davanti al tuo portone. Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nell'amore e nel rimpianto. E voilà, ci vorrebbe un amico. Ci vorrebbe un amico, quindi come... amor che nulla amato amar perdona. Lo dice anche Jovanotti, tra l'altro, nella sua serenata rap. Amor che nulla amato amar perdona, porco cane, lo scriverò sui muri e sulle metropolitane. Quindi anche Jovanotti cita questo verso famoso, Paolo e Francesca, Paola che viene detta Paolo, scusate, Francesca, Francesca che viene detta Francesca da Rimini, anche se lei non era propriamente da Rimini, era da Ravenna, ma viene chiamata appunto Francesca da Rimini. E noi non possiamo dimenticare in questa serata, una piccola orchestrina non può dimenticare il re
di Rimini, il re della Romagna, che è venuto a mancare solo la settimana scorsa. Vai, Claudio. Nostro ricordo di Raul Casadei, intanto che parlavamo en passant di Francesca da Rimini. E quindi questo amore impossibile tra Francesca e Paolo, Francesca che è innamorata del fratello di Paolo, è innamorata di Paolo, è sposata col fratello di Paolo, Gianciotto, e Gianciotto quando viene a saperlo si arrabbia un attimo, solo che non lo dice propriamente Dante cosa succede, dice semplicemente alla fine quel giorno più non vi leggemmo avante, e quindi uno è lasciato alla propria immaginazione. Ma Dante è bravo in questo, e vedremo anche successivamente, non va nel profondo a dire parola per parola, atto per atto quello che accade, ma lascia anche spazio alla nostra immaginazione. E così come abbiamo parlato della Romagna, bisogna parlare un po' del cuore della commedia, un po' di quella che poi verrà definito il cuore della lingua italiana, ovvero Firenze. C'è un personaggio molto legato a Firenze che Dante mette nell'inferno, che è Farinata degli Uberti, e praticamente questo Farinata è un ghibellino. Dante era un guelfo, era contrario, i ghibellini erano per l'impero, mentre i guelfi erano per il papato. Però questo Farinata, anche se viene messo nell'inferno, viene ricordato per un atto di valore e di amore per la sua città, l'importanza di amare la propria città. Ovvero qual è? Che lui, nonostante abbiano vinto e quindi possono invadere la città, dice no, la città non va saccheggiata, non va distrutta, non va calpestata, non va ferita. Sì, infatti Farinata è il personaggio che anche noi ricorderemo nei nostri episodi. Dopo aver ricordato appunto Paolo e Francesca, ricorderemo Caronte, ricorderemo Cerbero e ricordiamo anche Farinata degli Uberti, i versi famosi, volgiti, che fai, vedi là Farinata che sei dritto, della cintola in su tutto il vedrai, quindi questi versi che fanno appunto un po' rabbrividire anche. Ma l'amor di patria di Farinata viene ricordato in questi bei versi, e l'amore verso la città a cui dobbiamo tanto un po' tutti noi italiani, perché è la città che ci ha dato la bella lingua che parliamo, quindi il bel paese. Tra l'altro bel paese è una denominazione doc di Dante. Bel paese, l'Italia, l'ha detto per la prima volta Dante, quindi riferendosi non soltanto a Firenze, ma riferendosi all'Italia intera. E mi piace anche ricordare quello che dice Cazzullo, che dice nel suo libro, che vedete poi qui esibito, vedrete, e dice che l'Italia è un paese che non è stato fatto con la politica, con le guerre, con dei trattati, ma è stato fatto grazie alla propria cultura, grazie alla propria bellezza. Bellezza è la patria dell'Italia, quindi bellezza abita in Italia, bellezza abita a Firenze, Firenze del Medioevo nel caso di Dante, che poi diventerà la capitale del Rinascimento, un Rinascimento che arriva ancora oggi, e noi vogliamo cantare Firenze con le canzoni, con la canzone, con le parole di un grande Ivan Graziani, cantautore mancato troppo presto, che ci manca, e che appunto canta Firenze. Firenze lo sai, non è servita a cambiarla. La cosa che ho amato di più è stata l'aria. Le ha disegnato e riempito cartelle di sogni. Ma gli occhi di marmo del Colosso toscano guardano troppo lontano. Caro il mio Barbarossa, studente in filosofia, col tuo italiano insicuro certe cose le sapevi dire. Oh, lo so, lo so, lo so, lo so bene, lo so. Una donna da amare in due, in comune fra te e me. Ma di tempo ce n'è,
In questa città, fottuti di malinconia e di lei. Per questo canto una canzone triste, 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 triste come me. E non c'è più nessuno che mi parli ancora un po' di lei, ancora un po' di lei. E non c'è più nessuno che mi parli ancora un po' di lei, ancora un po' di lei. Ricordo i suoi occhi, strano tipo di donna che era. Quando gettò i suoi disegni con rabbia giù da Ponte Vecchio. Io sono nata da una conchiglia, diceva. La mia casa è il mare con un fiume, no, io non la posso cambiare. Caro il mio Barbarossa, compagno di un'avventura. Certo che se lei se n'è andata, no, non è colpa mia. La tua laurea in filosofia, ma io che farò in questa città, fottuto di malinconia e di lei. Per questo canto una canzone triste, 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 triste come me. Non c'è più nessuno che mi parli ancora un po' di lei, ancora un po' di lei. E non c'è più nessuno che mi parli ancora un po' di lei, ancora un po'. Salutiamo anche i nostri amici di Mantova, perché bellissima, bellissima Firenze, ma bellissima anche Mantova. Tra l'altro Mantova, se parliamo di Firenze e Dante, Mantova è ricordata nella Divina Commedia, in particolare nell'Inferno, nel Purgatorio, da chi accompagna Dante. Il nostro Virgilio, Virgilio viene declamato già nel primo canto, colui che appunto viene da Mantova, a Natali Mantovani, e soprattutto è un mito per Dante. Dante è legatissimo agli scritti e alla poetica di Virgilio, quindi per noi è un onore, per noi mantovani. Certo. Miserere di me, dirà Dante. Non omo, omo già fui, dirà Virgilio. E i parenti miei furono lombardi, mantovani per patria ambedui. Quindi i papà e la mamma di Virgilio sono mantovani, quindi lui è mantovano doc, e noi questa sera onoriamo la nostra provincia e il nostro capoluogo, ovviamente. Mantova, Mantova, Mantova. Virgilio è anche, diciamo, colui che accompagnerà Dante in quello che è appunto l'inferno e il purgatorio. Però la Divina Commedia viene ricordata soprattutto, insomma, per questi personaggi dell'inferno. Ci sono tantissimi personaggi significativi, soprattutto nell'inferno, e uno di questi è Ulisse. Ulisse, che tra l'altro non è un personaggio storico, cioè nel senso che è effettivamente nato, è un personaggio creato molto probabilmente dal nostro Omero, quindi però incarna una serie di virtù che sono quelle del viaggio, quella della scoperta, quello di, diciamo, andare oltre, non fermarsi. Famose sono le parole di Ulisse.
fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. E noi, visto che parliamo di Dante e Pop, dobbiamo ricordare che questa frase è citata da Franco Battiato nella canzone Testamento dell'album Apriti Sesamo. Quindi anche il grande maestro Battiato cita le parole di Ulisse, ossia le parole di Dante Alighieri. Quindi Dante è veramente Pop, perché uno dei più grandi maestri italiani della musica italiana, Franco Battiato, appunto, ha preso spunto in una delle sue canzoni. Come, quindi, dimmi. Come ci esprimiamo oggi, come anche tanti, tra virgolette, luoghi comuni, sono figli di Dante, quindi anche lo stesso, l'immagine ad esempio del Purgatorio, prima di Dante non esisteva. Comunque sta di fatto, caro Gian, che non solo Battiato parla di Ulisse, questa figura che incarna l'andare, andare oltre, ricercare, ad esempio Enrico Ruggeri, che Enrico Ruggeri canta una canzone bellissima che si intitola appunto Ulisse. E noi questa sera proviamo a interpretarla, la prima volta che la interpretiamo assieme, e quindi abbiate pietà. Passato che ho, dopo mille battaglie e pericoli, niente al mondo mi pento, nemmeno il vento è più curioso di me. Dove mi trovo non so, ma rimane un istante da vivere, ricordare le porte di tante case dove aspettano me. Portami via, voglia di consumare, tienimi via, chi non mi sa capire guardi la scia delle mie navi leggere, fammi bere al giorno che verrà e alle carezze passeggere. Magari un giorno verrò, rimanere da soli è difficile, l'abitudine a correre è troppo forte, più veloce di me, e non si può combattere. Andiamo incontro all'avventura, con le vele al vento, né rimpianto né paura ciò che sento. Potrà fermare, chi corre incontro al mondo e il mondo sa guardare. Sono già via, scrivo da questo mare, sono già via, non si farà legare l'anima mia, fatta di roccia più dura, perché l'anima è un concetto senza età, senza famiglia. Nel centro dell'ignoto c'è una luce, il cuore nasce marinaio, non potrai averlo, e non basta un altro cuore per tenerlo. Portami via, voglia di consumare, lascia che sia, chi non mi sa capire guardi la scia delle mie navi leggere, fammi ancora bere al giorno che verrà carezze passeggere. Sono già via, scrivo da questo mare, sono già via, non posso scegliere una vita non mia, sono di roccia più dura, non gridare che non sento. Magari un giorno verrò, rimanere da soli è difficile, l'abitudine a correre troppo forte è come un fulmine. Portami via.
giorno che verrà. E alle carezze passeggere. Se torno vivo non so. Voilà, bravo Gian, bravo. È una canzone anche difficile per noi dell'orchestrina che siamo abituati all'uva fugarina, non mi tampo di là, eh. Però va là, che va là. Qui Gian ci fa crescere. Come dicono a Casaloldo. Vedete come sto crescendo, Sondrea Nasò, se sentassi il a Casaloldo, visto che siamo uniti con i nostri amici di Roncoferraro e di Governo, i falef fuori del cagne, i dis. Fanno l'uovo fuori dal cavagno. Famosa frase di Dante, la trovate nel canto 8 dell'Inferno, Nia Circalo. Voi che farete gli esami di maturità quest'anno, bravi, scrivetelo bravi. Che si curi vive boccio. Fate i bravi voi 18enni perché chi si sta seguendo, perché appunto sicuramente uno dei soggetti, dei temi che saranno trattati nell'esame, non sappiamo ancora come sarà fatto l'esame di maturità, però sicuramente sarà trattato il nostro quasi Dante. Quasi sicuramente c'è Dante. Alighieri, certo. Diciamo non sicuramente, perché magari dopo il Vemia ti dici, ma chi l'hai ghiarrit? Già ragazzi il ghiarrit! Comunque volevo anche ringraziare il grande Claudio Bazzani, chitarrista di Castel Goffredo, il nostro chitarrista veneto importato, e naturalmente Claudio Contratti, la fisarmonica di Casalmoro, che abbiamo ringraziato anche prima, dicendo che la nostra orchestrina oggi è in una forma un po' ridotta, ma assolutamente molto incisiva. E tu sei come Caronte che ci porta oltre il fiume Acheronte verso l'inferno, verso nuove avventure, Nicola, sei fortissimo. Pensa a te, vi porto all'inferno. Allora, abbiamo parlato di Ulisse, ma un altro grande personaggio che troverete nei nostri episodi, quindi avete già visto Virgilio, avete già visto Cerbero, avete già visto Paolo e Francesca, Ulisse... Ma un altro grande personaggio che poi vedrete nei nostri episodi, nei nostri 9 episodi di Casaloldo e la Commedia, il primo episodio andrà in onda dopo questo spettacolo, quindi non abbandonate il divano, non abbandonate la tavola, non abbandonate la poltrona dove siete seduti e soprattutto il vostro telefonino, la vostra televisione, seguite perché dopo ci sarà la prima puntata di Casaloldo e la Commedia. E un altro grande personaggio, chi è? Il Conte Ugolino. Il Conte Ugolino è famoso per essere stato, è nei traditori, più ti avvicini a Lucifero che è al centro dell'inferno, Lucifero è uno dei bellissimi angeli che cade dal paradiso, la terra non vuole toccarlo e lo porta proprio al centro dell'inferno. Più ti avvicini a Lucifero e più trovi peccati vicini anche al tradimento. Dante aveva molto questa idea che il tradimento era qualcosa di molto cattivo, anche perché lui viene tradito, anzi deve lasciare la sua amata Firenze e poi per andare in esilio. Quindi il Conte Ugolino che per pena, ha una pena terribile, catastrofica, praticamente viene condannato a morire di fame. Morire di fame con tutti i suoi familiari. La leggenda, penso, dice che a un certo punto per sfamarsi, mangia i figli. Sì, la leggenda lo dice, non lo dice Dante. Non lo dice Dante perché Dante, come dicevo prima, lui lascia immaginare. Quindi dirà, poscia più che il dolor poté il digiuno. Cioè, più tardi, poi, più che il dolore di vedere morire i figli e i nipoti, poté il digiuno, cioè la fame. E quindi uno immagina a cosa potrà andare incontro il Conte Ugolino. Ma prima di questo il Conte Ugolino sente chiudere la porta della Torre della Fame, quindi sa che sarà condannato a morire. Quindi la chiusura di questo portone appunto annuncia questa tragica notizia che lui deve appunto far sua e deve anche fare per i propri figli e i propri nipoti, 4 persone, 4 giovani che sono lì con lui. Il tema è un po' appunto quello della pena di morte. C'è una canzone molto bella che ci ha proposto Gian, si prende le responsabilità delle sue scelte, assolutamente. Ho le spalle larghe, molto Nicola. Bella, veramente. Grazie Gian per averci portato in questo percorso, che è di Enrico Ruggeri, dove in prima persona parla il boia, cioè colui che è chiamato a compiere quell'atto terribile che è quello di uccidere una persona
seppur per legge. È una cosa che ci deve fare interrogare, e questa canzone in modo particolare ci mette dalla parte, diciamo così, del boia. Penso che la pena di morte o uccidere un'altra persona non sia mai una cosa buona da non fare. E infatti questa canzone appunto si chiama Nessuno tocchi Caino, quindi nessuno tocchi il peccatore. Io sono l'uomo che non volevi, sono più di tutto quello che temevi. Domattina sai che ti porterò al di là dei tuoi stessi pensieri. È tutto pronto perché non sbaglio, ho studiato fino al minimo dettaglio. Quando punterai gli occhi dentro ai miei, io saprò sostenere lo sguardo. Il mondo non passa da qui e non mi importa più di me. Troppi giorni chiuso ad aspettare che si allargasse il cielo e scendesse su di noi una mano e un gesto di pietà. Una mano è un segno di pietà. Ma non mi scordo del primo uomo, ho bevuto per non chiedergli perdono. Non moriva mai, non finiva mai, ma ti abitui a tutto, non lo sai. Il mondo non passa da qui, il mio pensiero è andato via, oltre queste sbarre fino a casa mia. C'è lo stesso cielo che domani avrà una mano e un gesto di pietà, una mano e un segno di pietà. Perfettamente, oramai qui non si sbaglia quasi niente. Controllate voi due minuti e poi io potrò tornarmene dai miei, perché anch'io ho moglie e figli miei. Il mondo non passa da qui, ma la mia anima è già via, e dall'alto guarda fino a casa mia. C'è lo stesso cielo che domani avrà una croce e un gesto di pietà. Io sono qui e la mia anima non è solo un numero appoggiato su di me, è una luce bianca andata dove sa, tra le stelle un gesto di pietà, oltre il cielo dove c'è pietà. E bravo Gian, bravissimo. E bravo Nicola e la bravissima l'orchestrina, Claudio e Claudio, accompagnatori eccezionali, eccezionali. L'abbiamo provata soltanto pochissime volte, queste sono due canzoni anche abbastanza difficili da eseguire, quindi scuserete i piccoli errori, le piccole incertezze che ho avuto io soprattutto. E parlando di canzoni che hanno cantato tanti cantanti italiani, ma non solo italiani, ricordiamo appunto che Dante è pop anche e soprattutto perché è stato citato in tante canzoni, anche così citato alcuni passaggi, alcune sue terzine, ma anche i luoghi che lui ha incontrato, come ad esempio l'inferno e il paradiso. Ricordiamo ad esempio Destinazione Paradiso di Grignani e anche Paradise City dei Guns N' Roses.
E poi ricordiamo anche Emma che ha cantato Non è l'inferno. Ricordiamo anche i Liffiba che hanno cantato Il diablo. Quindi il diablo. tante occasioni per poter parlare di questa. Ricordiamo anche Via Paradiso. Chi non ha Via Paradiso in proprio esatto. comune? È già più difficile Via Inferno, penso. Ah, ricordiamo che questo cartello di Via Paradiso l'ha rubato il sindaco. Quindi è dopo responsabilità sua. Lo diremo all'autorità giudiziaria. Preposta giudiziaria, d'accordo. Tanto per farla un po' arrabbiare. Poi quando Dante esce ci sono delle frasi che sono proprio straordinarie, di una bellezza stratosferica, di un altro mondo, come direbbe Benigni, quando esce da questo inferno e ritorna a vedere le stelle. Mamma mia, questa è una frase che è scolpita per bellezza, questo ritornare a vedere le stelle. Adesso ci sarà l'esplosione della primavera e quanto sarà bello ritornare a vedere come sono belli i nostri campi, le nostre piante, i nostri fiori e le persone che abitano i nostri paesi, naturalmente. Che bello il viaggio della nostra vita, appunto il viaggio dall'inferno verso il purgatorio, verso il paradiso e anche in particolare in questo periodo che ci vede tutti un pochino tristi, un pochino anche da soli, soprattutto le persone più anziane. Quindi cerchiamo di uscire da questo periodo di infernale, in sostanza, per andare tutti insieme a rivedere le stelle. Le stelle, meravigliose stelle. C'è un cantautore, a noi dall'orchestrina siamo particolarmente legati a De André. La prima opera che noi abbiamo fatto è stata appunto La buona novella di Fabrizio De André. È un album meraviglioso, invito tutti all'ascolto di questo album stratosferico, è proprio come rivedere le stelle. Però Fabrizio De André, in un album che si chiama Storia di un impiegato, parla di Dante in alcuni passaggi, quando... Cos'è? Ballo mascherato, mi sembra la canzone. Sì, Ballo mascherato, parla proprio di Paolo e Francesca, nella sua canzone Ballo mascherato nella storia di un impiegato, certo. Paolo e Francesca che sono poi un po' quelli che ci indicano l'amore, che quanto costa e che cos'è l'amore, l'amore vero. Però c'è una canzone che noi ricordiamo adesso, che è Via del Campo. Via del Campo è una canzone di Fabrizio De André, musica di Enzo Iannacci, un grande Enzo Iannacci che noi dell'orchestrina abbiamo nel cuore, amiamo in modo particolare, e parla delle vie di Genova, la via più malfamata di Genova, che è un po' il cuore della città, è un po' il cuore che De André ama in modo particolare, perché è il luogo dove si incontrano la gente e l'ultimo dei peccatori viene da lui preso e portato in alto. Via del Campo finisce con una frase stupenda che appunto dice: dai diamanti non nasce niente, dai fiori, dal letame nascono i fiori. Via del Campo c'è una graziosa, gli occhi grandi, color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del Campo c'è una bambina, con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nascon fiori dove cammina. Via del Campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andar lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse lì al primo piano. Del Campo ci va un illuso a pregarla di maritare, a vederla salir le scale fino a quando il balcone è chiuso. Amai ridi se amor risponde, e
Piangi forte se non ti sente, dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Bravissimo, bravissimo Nicola Armanini, il direttore della compagnia dei Pioecce, della piccola orchestrina di Cantastorie Casaloldesi, stavo dicendo, Castellani. Stasera a Casaloldesi, perché siamo qua in questo bel teatro e soprattutto siamo qua per dire non chiudiamo i teatri. Mi raccomando, quando tutto questo sarà finito, riapriamo il teatro e andiamo a teatro, perché teatro è il luogo di scambio, di incontro ed è il luogo di cultura. Non chiudiamo i teatri, anzi, avanti. E noi abbiamo cercato di tenere aperto il nostro teatro SOMS, come diceva il nostro sindaco, e grazie anche a Nicola e alla sua orchestrina, è la quarta occasione nella quale ci troviamo, quindi siamo proprio propensi a tenere sempre aperto anche in futuro il nostro teatro, e già vi invito appunto per il prossimo appuntamento, che sarà in maggio, per questa serata sul Giro d'Italia, e quindi noi il teatro abbiamo intenzione di tenerlo aperto. E a proposito di Via del Campo, Casaloldo, per chi non lo sa, oltre che Via Paradiso, questa appunto via dedicata alla terza cantica, ha anche altri toponimi che ricordano la Divina Commedia. Non ultimo il vicolo Tartaro, non ultimo via Dante Alighieri, non ultima la piazza Virgilio. Abbiamo anche una lapide che ricorda la terzina 94-96 del ventesimo canto, appunto i conti da Casaloldo. E quindi è il paese dantesco per eccellenza Casaloldo, e ci piace ricordare questa sera anche il nostro capoluogo Mantova, e ribadiamo i nostri amici di Governo, che sono citati assieme a noi nel ventesimo canto. Siamo in dirittura d'arrivo, però. Siamo in dirittura d'arrivo, andiamo a bussare proprio al paradiso. E a proposito, lo diremo anche dopo, ma ringraziamo Carlo Cattaneo che ci ha permesso di fare tutte queste riprese e soprattutto ha curato, diciamo, tutti gli aspetti tecnici, che sono veramente tanti e complessi, nella speranza di ritornare a teatro dal vivo. E c'è Bob Dylan, niente po' di meno che un premio Nobel per la letteratura, che dice: bussa alle porte del paradiso. Questo soldato che sta morendo e va a bussare alle porte del paradiso, e un po' dice: essere soldato, far la guerra non mi è servito niente, anzi. E questa, in un certo qual senso, è anche Bob Dylan, questa frase è figlia di Dante. Sì, è figlia di Dante, anche il suo l'arrivo in paradiso da parte di Dante per trovare quella che lo condurrà poi verso Dio, e abbandonerà Virgilio, perché Virgilio non può entrare nel paradiso, e lui troverà la sua musa, Beatrice, musa da cui deriva poi musica, quella che stiamo facendo noi, quindi stiamo facendo qualcosa di divino. E come per Boccaccio la musa era Fiammetta, come poi per Petrarca la musa era Laura, per Dante Alighieri la musa è Beatrice, e lui, bussando alla porta del paradiso, incontrerà la sua musa Beatrice. Mm-hmm.
Bazzani, chitarra e voce, in questo caso il nostro capo orchestra, poi la fisarmonica, un infinito meraviglioso uomo di Casalmoro, il grande Claudio Contratti. Qua dietro le telecamere, grazie particolare per la passione a Claudio Cattaneo Carlo. Claudio, faccio confusione. Poi colui che ha tirato un po' l'orchestrina in questo gioco meraviglioso, regista, autore, cantante, chitarrista, chi più ne ha più ne metta, Gian Agatti. Poi abbiamo un uomo, un grande uomo, io lo chiamo The Big Man, per la sua grande generosità, un grande generoso, un grande artista, nato 18 giorni prima di me, il 2 novembre del 68. Sono decisamente più vecchio. Siamo entrambi nel mezzo del cammino di nostra vita. Però. E qui abbiamo il grande The Big Man, Nicola Armanini. Nanna, nanna, non te vedo. Bravi, il nostro sindaco. Eccomi di nuovo qui. Avevo anticipato che la serata sarebbe stata ricca di suggestioni e non sono stata smentita, perché avete fatto un excursus di cantanti, di artisti che si sono ispirati a Dante, anche se dobbiamo dire che ci sono anche tanti poeti e le varie le arti figurative che si sono ispirate a questo autore. Quindi le suggestioni ci sono state. Mi piace ricordare quello che avete detto prima, avete citato così en passant, uscire a rivedere le stelle. Ecco, credo che sia importante non fermarsi a queste atmosfere dantesche infernali, quindi i gemiti, i pianti, le strida, le urla. Usciamo a rivedere le stelle. Giustamente prima si parlava di atmosfera infernale, che purtroppo adesso ci contraddistingue un po', ma noi abbiamo speranza che queste stelle siano sinonimo di futuro. Sono la nostra
essenza, là dove siamo chiamati ad andare, per cui auguro a tutti che ci sia un domani più radioso, ecco, che ci aspetta. Invito tutti a fermarsi un attimo e ad assistere alla prima, al lancio del primo episodio di questa importante opera che il Comune di Casaloldo ha voluto finanziare, ha voluto organizzare grazie al contributo di tante persone, 9 in particolare, ma di grandi persone che hanno dato veramente una mano importante e un contributo fondamentale. Sono 9 episodi ambientati nei luoghi più belli di Casaloldo, 9 episodi che hanno voluto rivisitare in modo originale questi canti, e noi speriamo di incuriosire almeno un po' qualche ascoltatore, qualche spettatore, e siamo convinti che se anche uno solo fosse così invogliato a riprendere in mano quel libro che magari ricorda come noioso, che ricorda come quel dovere scolastico, ecco, allora avremo raggiunto il nostro scopo. Io mi permetto di fare una piccola richiesta. Sono episodi che andranno in onda sui canali social. Vi chiedo la cortesia, mettete a disposizione questi canali ai nostri nonni, a quelle persone che magari non hanno dimestichezza con lo strumento informatico. Rendiamoli partecipi di questa opera, che tra l'altro, ricordo, è menzionata anche sul sito del Ministero dei Beni Culturali, quindi non è un dettaglio trascurabile, ecco, mi fa piacere, perché credo che inorgoglisca i casaloldesi sicuramente, ma magari fa piacere anche a chi di Casaloldo non è. Ecco, ripeto, coinvolgiamo i nostri nonni, rendiamoli partecipi, perché mai come in questo periodo stanno soffrendo forse un po' di solitudine, ecco, di mancanza di socializzazione. Quindi io invito i nostri artisti qui presenti a unirsi a me, a scendere in platea e ad assistere al primo episodio di questa serie Casaloldo e la commedia. Prego. Come tutti sapete, il primo episodio ripercorre il primo canto, e quindi, come tutti ricordiamo, ci troviamo nel mezzo del cammin di nostra vita. Buona visione a tutti. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura, tant'è amara che poco e più morte. Ma per trattar del ben che vi trovai dirò delle altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir come vi intrai, tant'era pien di sonno in su quel punto che la verace via abbandonai. Mentre ch'io rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sii, o d'ombra o d'omo certo. Risposemi, non omo, omo già fui, e li parenti miei furon lombardi, mantovani per patria ambedui. Nacqui sub Iulio, ancorché fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto, al tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne da Troia, poiché il superbo Ilion fu combusto. E io a lui, poeta, io ti richieggio per quello Dio che tu non conoscesti,
a ciò che io fugga questo male peggio, che tu mi meni là dov'or dicesti, sì ch'io veggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti. Allor si mosse, e io li tenni retro.